Dove va la politica agricola europea? Se ne è discusso al Centro Affari di Arezzo in un convegno organizzato da Coldiretti. Una mattina per parlare del futuro della nuova PAC, dove sta andando, quali sono un po' le prospettive, che cosa sta emergendo? Beh, noi abbiamo una politica agricola comune che partirà completamente il 1° gennaio del 2023, però già i fatti di questi ultimi mesi hanno messo anche, diciamo, tutte le, diciamo, le modifiche che dovranno essere fatte, in particolare anche per cercare di arrivare a questa sovranità alimentare europea oltre che italiana. Perciò anche in queste ore, mentre noi siamo qui a Bruxelles, si stanno discutendo importanti novità per l'anno in corso, per l'anno di domanda 2022, per far sì che gli agricoltori possano coltivare anche le EFA, cioè quei terreni messi a riposo che corrispondono al 5%, e perciò di dare una deroga già per quest'anno per poterli coltivare. E probabilmente tutto questo si riporterà anche nel 2023, alcune modifiche dovranno essere fatte perché ci sono nuovi obiettivi da raggiungere. I giovani a portare avanti questo dibattito, Presidente, diciamo che è un onore anche per Arezzo ospitare un evento così. Sì, oggi Arezzo ospita praticamente tutti i giovani, tanti soci di tutta la Toscana ed è un momento di riflessione importante, importante perché oggi si parla appunto di politica agricola comunitaria, una politica che per noi agricoltori, per le nostre aziende è fondamentale e visto anche alla luce di tutti i fatti che si stanno susseguendo, sempre di più è importante essere consapevoli, formati e protagonisti di questi cambiamenti, per cui giornate di studio come queste ci aiutano comunque ad avere la consapevolezza e a saper parlare anche con la politica per chiedere quelle azioni che sono necessarie alla nostra agricoltura.